È un vero inferno di fuoco quello che avvolge San Basile. Brucia la montagna e le fiamme arrivano a lambire alcune abitazioni, costringendo il sindaco ad evacuare 3 famiglie. Una delle giornate più nere per il borgo Arbrèche, sotto attacco degli incendiari, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia con le fiamme che arrivano fin nel centro abitato. Sviluppatosi nel pomeriggio di ieri dal rogo del giorno prima sul Monte Carci, il fuoco corre più veloce dei soccorritori ed in poco tempo si mangia quel che resta della macchia mediterranea e scende giù verso le case della parte nord del paese. Quando il fronte dell'incendio arriva a ridosso delle abitazioni di via Sandro Pertini, si registrano i momenti di maggiore tensione e si teme il peggio. Poco più in basso le fiamme divorano l'area camper, della quale non resterà più nulla, solo cenere e focolai che brillano ancora nella notte. Sono attimi di terrore per gli abitanti. I soccorritori ed i volontari provano a respingere le fiamme lungo l'area boscata, salvando le abitazioni e mettendo in sicurezza il paese. La situazione nella parte del centro abitato per ora è sotto controllo. Abbiamo domato l'incendio che si avvicinava con fiamme altissime qua verso il centro abitato, adesso l'abbiamo, diciamo, allontanato verso l'area boscata, però comunque è tranquilla, ma con il vento che c'è bisogna stare sempre con un'allerta abbastanza. Ma l'allerta resterà alta tutta la notte, mentre le 15 persone evacuate saranno costrette a dormire altrove a scopo precauzionale. Il sindaco di San Basile parla di una delle giornate più tristi per la sua comunità. Oggi è stata forse la giornata più triste per la comunità da quando sono sindaco di questo paese. È la prima volta che ho dovuto fare un'ordinanza per evacuare delle famiglie di San Basile che hanno delle loro abitazioni che sono state circondate dalle fiamme. Non si vuole fare polemica, però qualcosa non ha funzionato nella macchina degli soccorsi, degli aiuti, che oggi ero alle 4 già qui con il DOS dei Vigili del Fuoco e per oltre 2 ore non abbiamo ricevuto sostegno se non 2 squadre di ragazzi, dei volontari del parco del Pollino, che hanno tentato ma in minima parte di intervenire. Nella zona della Valle del Coscile continuano i roghi alimentati dal vento, mentre i Canadair continuano a volare sganciando acqua e liquido ritardante per limitare i danni di questa estate drammaticamente nera.